Discover South Carolina presents The Palmetto Porch, a podcast featuring some of the most uniquely charming destinations across the Palmetto State. I'm Devin Whitmire. Join me as I find out what's off the beaten path as I speak to South Carolina locals who know their towns best. Find The Palmetto Porch wherever you get your podcasts. And for more information about our show, visit scpalmettoporch.com. The Venture X card from Capital One gives you premium travel benefits, perfect for seeing Taylor Swift the Eras Tour, presented by Capital One. Ooh, I do love her. Earn 5x miles on flights and 10x miles on hotels through Capital One Travel. Enjoy your stay in Suite 13. Whoa, 13? That's Taylor's lucky number. The Venture X card from Capital One. What's in your wallet? Terms apply. See CapitalOne.com for details. Come vi avevamo promesso, nuova puntata di Fantascientificast, è una puntata che è praticamente uno speciale dedicato a un evento che non è importantissimo, ma è però molto particolare, cioè il nuovo anime distribuito in esclusiva da parte della piattaforma di streaming Netflix, che è Godzilla, il pianeta dei mostri. E come vi avevamo accennato già in una precedente puntata, abbiamo qui con noi uno dei massimi esperti di Kaiju Ega in Italia, direi, che è il nostro amico Davide Di Giorgio. Ciao Davide. Ciao Omar, grazie di nuovo per l'invito. Dunque Davide, diciamo, bene o male, commenti a caldo, dai, come dicono in gergo calcistico. Beh, l'abbiamo aspettato tanto, nel senso che abbiamo seguito tutta la lavorazione, aspettavamo di sapere quando sarebbe uscito finalmente su Netflix. In realtà io speravo anche in un fuori programma, magari un bel evento sul grande schermo, invece Netflix su questi punti è completamente irrecuperabile. È stagna, è brutto il termine, però rende l'idea. Sì, infatti. Peraltro, proprio quando abbiamo fatto l'altro collegamento, ci eravamo sentiti che non sapevamo ancora la data, poi è stata rivelata brevissimo. E sì, finalmente adesso. Un paio di giorni dopo la pubblicazione. Sì, sì. Infatti, adesso finalmente è uscito, l'abbiamo visto. Che dire, un progetto interessante che probabilmente risente anche un po' del fatto che era stata pensata come una serie animata, poi trasformata in film perché per la crescente domanda su Godzilla che c'era, e quindi naturalmente si vedono in filigrana alcune delle strategie che sono tipiche degli anime, soprattutto di quelli di ultima generazione. In pratica la narrazione in questa prima parte ancora non è decollata, siamo di fronte a un preambolo. Sì. Diciamo, è un po', è abbastanza difficile dare delle indicazioni in questo senso, nel senso della storia, della trama, che poi da un certo punto di vista in realtà ci salva, anche perché diciamo che non c'è molto da spoilerare. Sì, in effetti è vero, perché sostanzialmente quello che le notizie che trapelavano su internet sono state confermate sostanzialmente. Sì, e sì. Devo dire, è sostanzialmente quella che avete letto ovunque. Sì, ovunque, sì, praticamente ovunque. Direi, in effetti sì, concordo con te, il fatto praticamente è un'ora e venti sostanzialmente di una sorta di super mega introduzione. Sì. Tra l'altro, devo dire la verità, veniamo subito, io dico la mia, dopo semmai dopo ti passo la palla a te. Sì. Tra l'altro poi diamo anche dopo i vari link, io metterò il link alla mia recensione che ho fatto per conto di Fantasy Magazine, diamo anche il link all'ottima recensione che ha fatto Andrea Gigante, che secondo me è veramente bella, ben fatta su Fantaclassici. Ringrazio a nome di Fantaclassici. Ecco, dicevo, io quello che mi è sembrato, Davide, che allora
tecnicamente parlando ineccepibile, è un prodotto fantastico, secondo me. Io non l'ho scritto nel senso che è un'orgia per gli occhi, nel senso veramente fatto veramente bene. Tanto ci sono alcuni tratti dove letteralmente sembra un live action, perché è talmente ben fatto che sembra un live action. Quello che mi ha lasciato perplesso sono sostanzialmente due punti, che se vuoi alla fine della fiera questi due punti di perplessità vengono compensati a qualità tecnica, per cui siamo sempre calcisticamente parlando un 0-0 finale, no? Con ovviamente il rimando a vediamo come va avanti la storia, perché tra l'altro è fatto anche in modo tale, certo, che ti invoglia, perché vieni lasciato con quello che è un cliffhanger della Madonna. Una scena, tra l'altro, tanto qui diamo lo spoiler, una scena dopo i titoli di coda, perché adesso ce l'hanno anche i giapponesi evidentemente la mania della scena dopo i titoli di coda, che non è che racconta tanto, però quantomeno anche lì butta un altro cliffhanger in più. Quello che voglio dirti è, le due perplessità sono, prima di tutto, il fatto che sostanzialmente abbiamo i personaggi che, tranne il protagonista Auro, che ha un qualcosa fin di messianico secondo me, però gli altri personaggi sono di un piatto che è una cosa incredibile, cioè non emerge nessuno, sono poco caratterizzati, nonostante abbiano a disposizione, volendo, anche il tempo per poterlo fare, ecco. E poi soprattutto quello che tutto sommato mi ha lasciato, se vuoi, più perplesso, ma lì viene fuori l'amore viscerale che ambedue, cioè ti tiro dentro anche te ovviamente, che ambedue abbiamo per il Re dei Mostri, che sostanzialmente, diciamo che il Re dei Mostri, secondo me, viene messo dentro per via che ultimamente va di moda, nel senso che se al posto del buon Godzilla ci mettevano il Kaiju X, tanto per inventarne uno seduta stante, in sostanza non cambiava niente di questo anime. In realtà sono entrambi aspetti figli un po' del fatto di essere un preambolo, per cui diciamo non si sono presi tanto la voglia di sviluppare in senso narrativo gli spunti dati dai personaggi e dallo stesso Godzilla, quanto di creare il setting di questo mondo, perché comunque diciamo anche che è uno scenario abbastanza molto originale per Saga. E non soltanto perché è ambientato 20.000 anni nel futuro, perché c'è questa terra ridotta a uno stato, che è tornata a uno stato primitivo, diciamo, ma anche per tutta una serie di altri elementi su cui, per esempio, vedo che si sta dibattendo poco. Ad esempio, questi alieni che arrivano con promesse religiose, che davvero si fatica a capire il senso dell'inserimento in tutto il disegno. Sì. Quindi, naturalmente, speriamo che alla fine si abbia un'idea più chiara del perché inserire anche questo elemento. Tra l'altro ci sono due fazioni di alieni, non si capisce bene neanche da che parte stanno. Mi sembra che alcuni accompagnano gli umani nel loro viaggio intergalattico, sì, altri no, forse ho capito male io. No, allora c'era una razza, per intenderci, quella che è una razza con un forte senso religioso, che tra l'altro c'è anche, che abbiamo uno dei mentori. Questi vengono presentati, tra l'altro, ecco, in effetti poco approfonditi, però all'inizio vengono presentati come una sorta di razza che, come dire, controllava la Terra e la vuole guidare verso la, come dire, la ricerca di una nuova patria, di un nuovo mondo. Quegli altri, invece, da quanto ho capito, arrivavano, come dire, per installarsi sulla, per, dato che il loro pianeta era stato distrutto, per, come dire, cercare asilo. Asilo alla sua terra, si offrono, da quanto ho capito, di combattere come dire, l'invasione dei kaiju, perché il bello iniziale c'è quasi una cosa quasi alla Pacific Rim, ci sono i kaiju che praticamente sbucano dappertutto e riducono la terra a fuoco e cenere sostanzialmente. Sì, e che sono i kaiju storici della Todi. Esatto. C'è Rodan, c'è il Dogora, c'è il povero Cristo di Idora, che mi pare che è l'unico che lo fanno fuori, perché ho visto, a un certo punto ha avuto successo l'operazione Idora, per quello povero Idora. Sì. e questi con poco successo si offrono di distruggere la minaccia Godzilla, che da quanto ho capito era quello poi che sostanzialmente ha causato
quasi la distruzione di tutta l'umanità, di tutto l'ecosistema poi, e però non, a quanto pare non hanno combinato niente, perché proprio alla fine della fiera si passa direttamente a quello che era il fatto che l'umanità è, come dire, è profuga nello spazio in ricerca di un nuovo mondo. Sì, sì. Ma fra l'altro è stata diffusa una vera e propria timeline ufficiale, a quanto pare da Wikizilla, in cui appunto ci sono tutte le tutta la progressione degli attacchi dei mostri dal 1999 fino al, sto vedendo in diretta, perciò fino al 2048, quando l'umanità fugge dal pianeta Terra. Se mai dopo la mettiamo nelle show notes dell'episodio, così almeno anche i nostri ascoltatori hanno anche loro un riferimento. Sì, proprio perché Fantaclassici piace fare rete, diciamo anche che la sto leggendo tradotta in italiano sulla pagina di Shin Gojira Italia. Ah, perfetto, per cui sì, tanto i nostri amici, perché ti ricordi che li avevamo rilanciati più di una volta, direi che a questo punto, no, pubblichiamo direttamente questa in modo tale che... Per cui c'è la famosa timeline degli attacchi, bellissimo. Sì, sì. Dicevamo... Sì. Siccome parlavi dello stile visivo, questo è un aspetto che mi piacerebbe approfondire un attimo, senso che sotto certi aspetti a me sembra che questo film voglia essere il vero Shin Godzilla, fra virgolette. Ti spiego che cosa voglio dire con questo. Nel senso che Shin Godzilla, nelle intenzioni iniziali con cui era stato fatto, doveva essere un prodotto da esportazione, chiamiamolo così, una specie di biglietto da visita delle capacità tecniche dell'industria giapponese di stare alla pari sullo stesso terreno dei grossi film americani. Naturalmente è diventata una cosa un po' diversa, nel senso che quando è subentrato Hideaki Anno ne ha fatto un'opera fortemente autoriale che parla soprattutto della recente storia del Giappone ai giapponesi. Infatti, nonostante il film sia stato poi venduto in tutto il mondo, è stato apprezzato in modo particolare soprattutto in patria. Qui mi sembra che invece abbiano voluto puntare molto di più su un prodotto da esportazione. Lo vediamo già nei nomi tecnici, perché per esempio l'animazione di Polygon Pictures, che ha fatto serie come Transformers Prime, lo sceneggiatore Gen Urobuchi, che è famoso anche da noi, ha scritto Madoka Magica, che è una serie molto bella. C'è comunque tutto questo riferimento allo spazio, ai viaggi spaziali, che sono scenari che rientrano anche negli orizzonti di certa fantascienza americana. Tu citavi anche Pacific Rim, quindi la sensazione è questa, e da questo punto di vista ti dico che io sento un po' di ansia da prestazione nel film, nel senso che l'ho trovato un po' frenato, proprio come se sentisse l'angoscia di dover dimostrare prima di tutto di essere un prodotto da esportazione. Capito, nel senso che dici che praticamente sostanzialmente, come dire, si sono trattenuti perché magari avevano paura di fare figuracce o quantomeno di dare un prodotto che dopo non avrebbe avuto successo, diciamo, nel resto del mondo. Sì, ma diciamo più che figuracce di fare un prodotto troppo giapponese, che potesse quindi sembrare strano agli occhi di uno spettatore non giapponese. Tra l'altro una cosa che ho notato, Davide, è che il design di Godzilla sostanzialmente si ricollega a quello americano, per intenderci, cioè quello del Monsterverse. Sì, infatti anche questo è un altro elemento. Le armi, i poteri di Godzilla, per cui per intenderci il raggio, piuttosto che tanto a un certo punto viene fuori il raggio dalla coda, sono invece tipici quelli del Shin Gojira di Anno. Sì, ma c'è anche qualche elemento nuovo, c'è il campo di forza, perché comunque sia l'aspetto che dopo tanti anni, soprattutto a uno come me che cerca sempre la novità, attira sempre nel vedere i film di Godzilla, che comunque lo reinventano sempre. Questa cosa, per fortuna, non c'è ansia da prestazione che tenga. E poi c'è quell'elemento, non so se l'hai colto, quell'elemento del fatto di distruggere, diciamo di uccidere Godzilla con le nanosonde, che poi nanosonde, ovviamente sono nanosonde per Godzilla, ma a livello poi di dimensioni non sono tanto nanosonde, che è un leitmotiv che era venuto fuori più volte nei vari progetti non portati a realizzazione da parte della Toho per eventuali trame di Godzilla,
che ce n'era, mi pare, ce n'era stato uno che prevedeva il fatto che entravano in Godzilla con una nanosonda per cercare di ucciderlo, che poi non era, era stato accantonato per motivi tecnici perché era un po' difficile realizzare. Sì. Evidentemente qui beh, l'hanno realizzato, ovviamente, perché con il discorso animazione ti permette di fare cose. Comunque anche certo. Qui ho visto questa volontà. Poi, tanto come dire, possiamo dire che tanto poi c'è il fatto che sostanzialmente poi si scoprirà che il Godzilla, il primo Godzilla che si vede è un figlio di Godzilla, o quantomeno è uno dei Godzilla. Sì, perché... fra l'altro pare che questo universo sia possibile che esistano varie versioni di uno stesso mostro. Sì. Se non sbaglio anche la timeline che abbiamo citato prima inserisce degli elementi a questo proposito. Perché in effetti si hanno, compaiono questi kaiju strani che sono una sorta di pipistrelli che tra l'altro scoprono che sono fatti, praticamente sono come dire dei derivati di Godzilla. Sì, delle emanazioni. Di Godzilla. E tanto sembra che certo. siano anche come dire controllati in un certo senso da Godzilla. E sì. Poi in fondo c'è, negli ultimi minuti dell'anime, c'è il Super Godzilla, perché praticamente è il... come l'avevamo definito l'altra volta, il Godzilla dei Godzilla, perché è una cosa... È una montagna, letteralmente una montagna, perché parliamo di... cos'è? 300 metri, mi pare. Sì, 300 metri. È una cosa... come ecco, dire... quindi la timeline dice 2002 appaiono due Kamebas, uno nelle Filippine e uno nel Guam. Quindi appunto la possibilità che possano esistere più esemplari dello stesso mostro. E quindi anche due esemplari di Godzilla. Però ti ho detto lì ovviamente poi tutto lasciato, cioè non si riesce a capire se è lasciato come dire, andare perché dopo verrà sviscerato nel corso, perché ricordiamo che questa dovrebbe essere la prima di tre parti sostanzialmente. È a questo punto chiamarlo direi che è una miniserie, cioè diciamocela tutta sostanzialmente. È una trilogia. Sì, una trilogia è molto legata. Tanto poi all'inizio ne avevamo già parlato nell'altra volta che, come dire, già nel viene accennato brevemente all'inizio, però già nel secondo capitolo dovrebbe apparire Mechagodzilla. Sì. Ecco. Sì, sì, infatti. Per cui, in buona sostanza... l'arma con cui combatte. Sì. Ecco, diciamo, lo spunto di Mechagodzilla mi interessa perché c'è un altro aspetto visivo del film che è interessante, che è veramente curioso, ovvero che sembra quasi un film in bianco e nero, sembra quasi un film monocromatico, ha questa dominante color acciaio sostanzialmente sì. In tutto il film, cioè sembra di vedere un mondo di metallo che in realtà poi è un mondo organico perché è un mondo ricondotto a una matrice preistorica. Questo aspetto visivamente è interessante, ma in un certo senso rischia di rendere il film anche un po' piatto, un po' uniforme. Per cui sono aspetti che sarà interessante capire sulla lunga distanza che risultato produrranno. Sarebbe poi il caso, secondo me Davide, questo qui è veramente il caso dopo di rifarci una full immersion quando usciranno tutti e tre i capitoli. Si hanno assolutamente l'ho fatto come dire una maratona, no? Sì. Davide, si hanno delle date dell'uscita quantomeno delle altre due parti? La seconda dovrebbe uscire a maggio, naturalmente parliamo di uscita in Giappone. Per cui non sappiamo se magari adesso, visto che la prima è stata diffusa, se ci sarà una contemporaneità. Questo non lo sappiamo. La seconda dovrebbe uscire a maggio, la terza non c'è ancora una data indicativa, però sì, dovrebbe comunque uscire entro quest'anno, quindi non lo so, azzardo un ottobre. Per cui praticamente diciamo in tempi relativamente poi stretti sostanzialmente. In modo era previsto fin dall'inizio che le ultime due uscissero nel 2018, perché poi nel 2019 sappiamo che torna il Monsterverse. Che tanto sì, con Godzilla Re dei Mostri. Si chiamerà così, c'è ancora il mistero. Per cui diciamo l'appuntamento più vicino sostanzialmente è Pacific Rim 2 Uprising, giusto? Quello più vicino, se vuoi, di tutto ciò che è gigantesco, no? Sì, poi c'è anche Rampage, non ricordo quello quando esce.
Il bello di poter fare il podcast è che abbiamo internet davanti, quindi esatto, cioè vediamo diretta su Internet Movie Database 20 aprile. 20 aprile. Quindi prima Pacific Rim. Sì, che quello, io di Pacific Rim ho molta paura, però paura nel senso di, come dire, che sia il classico numero 2 un po' così tirato per i capelli, per cui non va. Speriamo di no. Vediamo. Gold Channel opened. Da oggi potete supportare Fantascientificast anche con Patreon. Perché Patreon? Realizzare questo podcast è un piacere per noi, un momento di svago e un'occasione per parlare di qualcosa che ci appassiona.
coinvolgendo una comunità aperta e attiva. Da quando esistiamo, siamo entrati in contatto con molte persone e l'entusiasmo rispetto a ciò che facciamo ci ha fatto davvero piacere. Fantascientificast è liberamente accessibile e scaricabile gratuitamente da voi ascoltatori. Nonostante ciò, realizzare un podcast ha dei costi. L'hosting su Podbean, le licenze SIAE, l'hardware e il software utilizzati comportano costi mensili, che attualmente sono coperti dai nostri risparmi personali. Molto liberamente, voi ascoltatori potete contribuire ad alleviare questi costi. Patreon ci dà la possibilità di modulare i livelli di donazione e le milestone rappresentano ciò che potremmo fare con adeguati livelli di finanziamento. Grazie sin d'ora a chi vorrà contribuire tramite l'apposito bottone sul nostro sito oppure visitando la nostra pagina Patreon www.patreon.com/fantascientificast. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Fantascientificast. Io sono Marco Taddia e ringrazio Omar per avermi chiesto di fare una breve e personalissima recensione di Godzilla, il pianeta dei mostri, reso disponibile su Netflix il 17 gennaio e che ammetto di aver visto il giorno stesso. Per chi non mi conoscesse o seguisse sui miei social, quindi presumo in tanti, sono fin da piccolo un appassionato di Godzilla o di quella tipologia di mostri e robot provenienti dal Sollevante. Parlo di quei film che sul finire degli anni 80 venivano trasmessi nelle mattinate estive anche da TV locali e che non avevano certo uno standard hollywoodiano, ma che per un bambino erano incredibilmente affascinanti. Crescendo ho capito che quelli erano i kaiju e che il più sborone di loro era chiaramente e solo Godzilla. Come ultima nota introduttiva, vi dico che nell'estate del 2016 ero in Giappone e per una serie di sfortunate coincidenze e la fiscalità giapponese ho perso la proiezione di Shin Gojira direttamente nel cinema Toho di Shinjuku, quello con Godzilla, grandezza diciamo naturale, che lo sovrasta e tiene sotto controllo Kabukicho, tanto per intenderci. Chi fosse interessato a recuperarsi le mie diverse avventure giapponesi, iniziate nel 2009, e non solo, può farlo andando sul mio canale youtube.com/marcotaddia, mentre per tutti gli altri social potete andare sul mio sito internet marcotaddia.net, dove ci sono tutti i dettagli al mio canale Telegram, Twitter, Instagram, dove rilascio le mie impressioni sui film, anime e telefilm che guardo. Veniamo al succo del mio intervento, e cioè quanto è bello Godzilla il pianeta dei mostri. Ho svelato immediatamente le carte in tavola perché c'è poco da girarci attorno. Finalmente una storia innovativa su Godzilla, con una premessa molto interessante e un team che vi ha lavorato bene. Un risultato quindi positivo anche in vista dei futuri sviluppi, ma che purtroppo non arriva al massimo possibile poiché pecca di qualche leggerezza di troppo. Ma veniamo a noi. È solo il primo capitolo di una trilogia di film, quindi è chiaro che è l'episodio di introduzione. Lo spiegone iniziale comprime tutto in pochi attimi senza però lasciare scampo allo spettatore. La trama è sicuramente quanto più mi ha colpito. L'abbandono della Terra, la crescita nello spazio in una continua lotta per la sopravvivenza durata 20 anni, in cui nasce e cresce un'intera generazione. Wireless headphones. That'll be $200. I'll use my Capital One Quicksilver card. Now that's a hit. You used the Capital One Quicksilver card, which makes you the hero of every purchase. With Quicksilver, you earn unlimited 1.5% cash back on every purchase everywhere. I wanted running music, but unlimited 1.5% cash back is pretty heroic. Good instincts. Every hero needs a theme song. The Capital One Quicksilver card. What's in your wallet? Terms apply. See CapitalOne.com for details. You can't always see bad weather coming, so it's essential that you're able to see through it when you drive.
Michelin wiper blades with advanced technology hug your windshield like a Michelin tire hugs the road, channeling away water, snow, and ice so you can see clearly, drive confidently, and breathe easy. Michelin wiper performance, clearer than ever. Upgrade to Michelin premium wipers today at Walmart, Amazon, and other fine retailers. Che non sa cosa significhi vedere un cielo azzurro illuminato dal sole. Ed è qui che mi aspettavo molto di più, paradossalmente, da questo film. Passiamo adesso alla fotografia e in generale alla cura nei dettagli che la fanno da padrone, come le tute che risultano usurate, consumate, la nave che sembra opprimente e spegnersi lentamente, la terra che presenta colori fino alla saturazione e dove tutto sembra voler dire agli umani che lì non sono più i benvenuti, tanto che hanno inserito delle banali foglie che risultano affilate più di katane, giusto per far capire quanto sia cambiata la terra in soli 20.000 anni. Ma il mio pensiero va subito alla battaglia con Godzilla, quello che poi alla fine tutti aspettano con ansia, che sembra giustamente un disperato tentativo di sopravvivenza in cui o si batte Godzilla o si muore nel farlo. Il risultato è un buon ritmo incalzante, facendoti immedesimare con la successione degli eventi che occupano tutta la parte finale degli 88 minuti della pellicola. Poi arriva la fine, con il doppio colpo di scena che ti fa subito dire «Ma come diamine hanno fatto?» e ti costringe a sperare che rilascino subito la seconda parte su Netflix anziché aspettare le uscite nei cinema giapponesi, che non sono ancora ufficialmente fissate, fra l'altro, che manco fossero i nuovi 4 film di Evangelion, mannaggia te Hideaki. Lo so, sono stato molto vago, ma non mi piace fare spoiler, quindi abbiate pazienza e lasciate scorrere l'immaginazione su quello che vi aspetterà guardandolo. La grande nota dolente, però, di questo film è, a mio avviso, il tempo, o meglio, le tempistiche di narrazione. Ho notato lo stesso, per esempio, con Star Trek Discovery o anche un altro prodotto di animazione recente, Devilman Crybaby. Quest'ultimo, particolarmente, ne soffre, dal mio punto di vista, ed è una cosa che non riesco a digerire. Mi riferisco al fatto che deve sempre accadere qualcosa di importante, finito un evento, deve esserci subito il successivo e poi ancora quello dopo, senza lasciare il tempo di acquisirlo e metabolizzarlo. Devono capitare cose, sempre. Ma per quale motivo? Perché non ci si può prendere del tempo per farle arrivare meglio? Pertanto, questa prima parte di Godzilla, Pianeta dei Mostri, è a mio avviso troppo rapida e non ti permette di immedesimarti e conoscere i personaggi a sufficienza per capire le vere motivazioni dei loro comportamenti e atteggiamenti. Mi domando se anziché fare cassa facendo una trilogia cinematografica, dopo il grande successo nelle sale del film Shin Gojira, non avrebbero dovuto mantenere l'impostazione iniziale di serie di animazione e approfondire normalmente meglio tutte quelle tematiche degli umani che arrivano e vivono nello spazio, arrivando solo a fine stagione a tirare fuori Godzilla sulla Terra. Quello che invece proprio per me è stato inutile in questo film, se non un mero pretesto per far emigrare i terrestri nello spazio, sono gli alieni di Tau Ceti, che arrivano dicendo che ci salveranno dai mostri e poi prendono subito delle saccagnate orbe da Godzilla. Su di loro c'è poco da dire, se non che sono estremamente religiosi e che incredibilmente non sono riusciti a plagiare gli umani, cosa abbastanza surreale per me. Dovremmo vedere come verrà sviluppata questa parte in seguito a questo punto. Avrei voluto concludere con qualche considerazione sulla fisica usata nei viaggi spaziali, nelle navi e nei mezzi di trasporto, ma un certo timore reverenziale e la certezza di essere bacchettato nei confronti di Marco Casolino, spesso ospite di questa trasmissione, quindi mi limito a dire che non sono male, ma potevano fare un po' meglio. Nella speranza di vedere un Mechagodzilla in azione il prima possibile, vi saluto e vi ricordo di seguirmi sui miei social. Adesso vi lascio al resto della puntata di Fantascientificast. Grazie a te Omar e a tutti voi per l'ascolto. Ciao! State ascoltando Fantascientificast.
Probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache dalla galassia del quadrante alfa. www.fantascientificast.it. Email redazione@fantascientificast.it. Davide, ma ci sono notizie su Fantaclassici, vero? Beh, siamo all'inizio del nuovo anno, quindi abbiamo già un piano di massima sulle iniziative che ci attendono, che intendiamo portare avanti nel corso dell'anno. In realtà abbiamo già iniziato, perché a gennaio già abbiamo avuto le prime due, che sono il nuovo fansub dedicato a Zabogar. Il progetto Fansub noi lo portiamo avanti con i Bowling Ball, sì. Fansub, gli amici del Bowling Ball Fansub. Questo è il film ispirato alla serie, al classico telefilm che si era visto poco, ma si era visto anche in Italia. Zabogar l'uomo elettrico, giusto? Sì, sì, infatti. Mm-hmm. Tra l'altro, cui io sono molto affezionato, infatti ho curato io la traduzione, cercando di stare anche più o meno dove possibile dietro al vecchio adattamento, nei nomi delle armi, dei colpi, per così dire. Il progetto Fansub noi lo portiamo avanti sempre nell'ambito di una divulgazione del verbo kaiju e dei mostri giganti. Naturalmente lo cerchiamo di farlo con il massimo rigore etico possibile, quindi laddove i film vengono licenziati, i Fansub vengono tolti di mezzo. Devo dire che purtroppo, o per fortuna, magari per i miei amici Fansuber che lo fanno, finora abbiamo tolto pochi titoli, perché tanto materiale è comunque rimasto inedito. Il film di Zabogar è un esempio, cioè il film del 2011 su una serie comunque che in Italia si era vista, è passato solo al Future Film Festival, ma poi nessuno l'ha più ripreso. È una cosa davvero incredibile e purtroppo un po' triste. Sì, sì. Neanche per il mercato home, neanche... No, niente, proprio c'è stato il massimo disinteresse. Peccato. Peccato, sì. Peccato anche perché, visto che ormai sostanzialmente si pubblica di tutto praticamente, non vedo perché, tanto per un pubblico di appassionati, beh, io e te, ma come ce ne sono tantissimi altri di Tokusatsu e Kaiju Ega, direi che, come dire, i numeri secondo me ci sarebbero dal punto di vista commerciale. Sì, ma fra l'altro è un film, io lo adoro, cioè per fare la traduzione l'ho dovuto rivedere tantissime volte e mi diverte sempre, è un film divertentissimo, oltre che molto preciso nelle citazioni al modello, però poi ha anche un'identità sua, quindi davvero poteva avere il suo potenziale, non dico in sala, però sicuramente presso un pubblico interessato, invece no, purtroppo. Tra l'altro segnalo anche il precedente Fansub, Kuji Ragami, il dio balena, perché questo invece è un film veramente una primizia, un film che non era mai uscito dal Giappone, una specie di Moby Dick giapponese del 64 della Daiei, con il mitico Shintaro Katsu, storico interprete di Zatuichi. Zatuichi peraltro ci riporta Godzilla, perché per un periodo è stata la serie di film più lunga della storia del cinema, poi Godzilla l'ha superato. Altre invece novità? E poi la seconda che abbiamo fatto è stata l'intervista a Federico Colpi, che ha avuto una certa risonanza anche al di fuori dei nostri giri, perché il personaggio in questione è stato anche editore per l'Italia di manga e di anime, per cui diciamo se ne è parlato anche nei siti, nei forum specializzati sui manga e sugli anime. Federico Colpi oggi gestisce una ditta di effetti speciali, fra le altre cose ha lavorato a Shin Godzilla, siamo stati molto fortunati a intercettarlo e ci ha dato una visione ravvicinata di Shin Godzilla, come è stato accolto lì in Asia, e poi anche, come prima dicevo, che magari in patria ha avuto più interesse, fuori di meno. Abbiamo una prospettiva in questo caso su come è stato accolto anche nel resto dell'Asia. Secondo lui, appunto, il Monsterverse ha raccolto più interesse da parte degli altri paesi vicini al Giappone. Questo secondo te come mai? Parlo... Ah, proprio per la peculiarità profondamente giapponese del Godzilla di Akiyano. Sì, che è molto, sì, in effetti è molto radicato, per cui secondo me è un prodotto, si potrebbe dire un prodotto di nicchia. Sì, diciamo d'élite. D'élite, sì, in effetti è vero.
Invece per il futuro, diciamo, l'obiettivo di quest'anno principalmente sono due. Uno è implementare la sezione delle recensioni dei libri. Ne abbiamo già due pronte. Praticamente la prima sarà la recensione del libro di Eiji Tsuburaya su Eiji Tsuburaya, fatto da August Dragon, che è un libro che in Italia non è uscito, un libro in inglese, che sarà accompagnato da un'intervista allo stesso August Dragon che ci ha concesso, intervista che per la prima volta sarà bilingue, cioè sia in italiano che in inglese, nella speranza di riuscire ad avvicinare anche un pubblico esterno al nostro paese. Invece il secondo libro sarà il libro della Granata Press Fantasia di Riccardo Esposito, perché comunque vogliamo iniziare a fare anche un lavoro di recupero su quello che è venuto prima, non limitandoci soltanto alla qualità. Fantasia è uno dei tomi obbligatori, secondo me, sì, per qualsiasi appassionato. Come l'hai trovato? Ovviamente c'è il libro di Scironda, ma lo sto ancora leggendo. Beh, quello lì, apparente, come dire, sarà la ciliegina sulla torta, dai. Come l'hai trovato quello di Eiji Tsuburaya? L'ho preso anch'io, l'ho trovato, è veramente un bel volume, secondo me. Sì, è veramente molto bello. Molto ben fatto. Poi Tsuburaya, dire, anche se i nostri ascoltatori non conoscono l'inglese, prendetelo lo stesso solo per le immagini. Sì, infatti, davvero... infatti solamente appena per quello, che poi poi tra l'altro, ma poi è anche abbastanza comprensibile, diciamo, che anche per un inglese, chiamiamolo fra virgolette, scolastico, come brutto termine, però tanto per dare un paragone, sì. Sì. È abbastanza semplice, cioè, come dire, si riesce sempre a leggere praticamente. Sì, poi è strutturato anche in modo da essere comprensibile. Tra l'altro molto interessanti anche le dichiarazioni di prima mano di chi, perché il libro è accompagnato da tutta una serie di interventi con dichiarazioni di prima mano di chi ha conosciuto i grandi che hanno lavorato con Tsuburaya e che hanno fatto l'industria del fantastico giapponese. Che lavoranti eccezionali. Tanto faccio un mini trailer per Fantascientificast. Cos'è stato in questi giorni? Ho rivisto I Misteriani, perché volevo praticamente fare una puntata della rubrica su Big in Japan, quella dedicata al Tokusatsu / Kajuega, sui Misteriani. Nonostante parliamo di un film del 58, per l'amor del cielo, 57, però caspita, di quegli effetti. Cioè, le miniature, i paesaggi, cioè una cura certosina, e tenuto conto che anche Misteriani è uno di quelli in cui si sono impegnati poco, perché, come dire, l'hanno girato con tempi relativamente stretti, però sostanzialmente veramente resti ammirato da questi professionisti, artisti, poi, perché sostanzialmente che cura, che passione ci mettevano, poi addirittura arrivavano a scegliere, per esempio una cosa che mi hanno fatto notare, non l'ho notata io, ma me l'hanno fatta notare, addirittura che sceglievano esattamente il tipo di aereo per il tipo di combattimenti, per cui c'era, a un certo punto c'era l'attacco alla base, tanto anche qui spoiler, bene, dopo... C'è l'attacco alla base degli alieni misteriani, che viene condotto da dei cacciabombardieri, cos'erano i Sabre praticamente, che erano quelli, i vecchi aerei che erano fatti tanto su licenze G91, quelli fatti anche in licenza in Italia da parte del gruppo Fiat. E mentre invece per i combattimenti in volo utilizzavano gli F-104, per cui anche lì proprio una scelta minuziosa con una cura veramente certosina. Sì, ma beh, tra l'altro Tsuburaya è stato pilota, per cui sicuramente conosceva i suoi polli, come si dice. Esatto, lavorava con cognizione di causa. Ma sì, è vera quella leggenda che c'era a un certo punto, cioè lui era di quelli che, se a un certo punto lui costruiva i modellini, poi li metteva, come dire, in posa, se non come dire, se secondo lui non erano perfetti, li prendeva, li distruggeva e li rifaceva ex novo? E pare proprio di sì, pare che fosse un molto perfezionista. Ma fra l'altro è bello poi leggere subito dopo il libro su Honda, perché ti dà un po' anche la prospettiva dall'altra parte.
nel senso che qui viene rimarcato come Tsuburaya fosse uno, diciamo, che rivendicava la sua autonomia rispetto ai registi, cioè diceva: tu regista fai il tuo mestiere, però quando si tratta di fare le scelte delle scene con gli effetti speciali, quelle le giro io. Ishiro Honda è stato lui, forse uno dei pochissimi casi invece in cui Tsuburaya ha ceduto un po' di sovranità, diciamo così. L'aspetto che viene rimarcato nel libro, che è uno dei pochi registi, se non l'unico, per cui Tsuburaya girava con più macchine da presa, in modo che poi Honda potesse scegliere al montaggio la ripresa che preferiva. Questo dice, nonostante poi caratterialmente fossero diversissimi, perché Honda era un tipo molto taciturno, molto tranquillo, invece Tsuburaya era uno molto fumantino, però effervescente. Sì. Riuscivano a trovarsi. Qua è un bellissimo caso di quando due geni si incontrano e riescono a, per il, diciamo, per la causa, a unire i loro talenti. Bene, Davide, sì, continuiamo l'ultima cosa. Sì. Ho detto che erano due le grosse iniziative per l'anno. La seconda, lanciamo la bomba, che so che ti lascerà un attimo spiazzato, ma quest'anno celebriamo i 20 anni del Godzilla di Roland Emmerich. Oh Madonna, Gino, perché me lo devi ricordare? lo sai che perché lo fai? Mi hai rovinato. No, scherzo. Beh, era in preparazione uno speciale sui 20 anni del Godzilla di Emmerich, perché non perché siamo masochisti, ma perché in realtà si è venuto a creare, cioè il ventennale non è soltanto, diciamo, un compleanno, diciamo così banalmente, ma è un lasso di tempo abbastanza ampio, perché il film, ormai storicizzato come un film che ha fallito il suo obiettivo, diciamo così, nello stesso tempo abbia potuto generare comunque anche un pubblico che è, tra virgolette, cresciuto vedendo quel film, e che quindi ci potrà dare delle, anche in questo caso, la prospettiva dall'altra parte. No, interessante questo, no? Cioè, a dire tutto, tieni conto, adesso al di là delle facili battute, a me al suo tempo avevo, anch'io riponevo molte aspettative nel anche perché c'è Roland Emmerich, come dire, uno dei massimi esperti di film catastrofici, chi meglio di lui sulla carta poteva fare qualche cosa, ahimè, ha fatto quello che ha fatto. Sì. Devo dire la verità, c'è stato anche un momento della mia vita, Davide, qui faccio outing, in cui ho cercato di una sorta di revisionismo mediatico del Godzilla di Emmerich. Sì. Ma ahimè non ce l'ho fatta, nel senso, non è più forte di me, sarebbe proprio un discorso di DNA. Però devo dire la verità, se veniva preso come film di mostre a sé stante, non tirando in ballo Godzilla, secondo me era un ottimo film di mostri, Ma diciamo, vediamo, a me non interessa fare il revisionismo, interessa comunque sempre fornire delle altre prospettive. Noi abbiamo la fortuna di avere in Fantaclassici quello che forse è il più grande esperto italiano, io sospetto anche più che italiano, sul film, che è David Spada Omega, che peraltro gestisce il blog Monster Legacy in inglese. Lui ha una 20 anni, italiano, ma parla un inglese perfetto, quindi gestisce questo blog in inglese sui mostri. Ha questa passione smisurata per il Godzilla di Emmerich, di cui ha raccolto in questi anni tantissimo materiale, quindi ci fa l'omaggio di questo speciale, di questa testimonianza che andrà a comporre questo speciale, diciamo, per fornire nuovi elementi di discussione sul film, perché comunque nel bene e nel male è un film che tutti ricordano, tutti abbiamo visto. No, su quello no, diciamo che c'è stato addirittura un periodo che in Italia era lui il Godzilla, perché evidentemente era a cavallo di una generazione, di due generazioni, la generazione quella che si ricordava il Godzilla, quello, diciamo, il classico giapponese, e una generazione che ormai ne aveva perso, se vuoi anche dal punto di vista iconografico, l'immagine, e per cui il vero Godzilla era lui. Se vuoi, passami il paragone, Davide, un po' come sta avvenendo adesso in quest'ultimo periodo con lo Star Trek di J.J. Abrams. Per molti ragazzi giovani lo Star Trek, quello che conoscono, è quello di J.J. Abrams. Quando le spieghi che in effetti quello lì è la punta di un iceberg venuto male, di un universo che è consolidato da ormai 50 anni, può praticamente, scoprono tutto il resto, però
per tanta gente quello è Star Trek, non è il resto, per via proprio storicamente non c'è perché non lo conoscono. Sì, cioè, stiamo parlando di Star Trek che sì, comunque ha una sua visibilità, invece sì, pensiamo a Godzilla che è stato per 40 anni senza arrivare neanche un film in Italia, si capirà perché molto facilmente quello di Emmerich è riuscito a fare il nido, diciamo sì, così. Tra l'altro c'era anche, io mi ricordo anche la serie animata, che tra l'altro la serie animata secondo me era molto, era bella, sì, ho visto un po' di episodi, mi sembrava notevolmente superiore al film, sì, sì, però non è arrivata in Italia, ecco, per cui... Bene, altre novità? Vabbè, poi seguiremo le uscite in arrivo, dai, appunto dagli altri due capitoli dell'anime a Rampage, a Pacific Rim. Beh, poi ovviamente per Rampage e Pacific Rim, quello ritenuti già precettato che facciamo lo speciale. Ah, va bene, però di Rampage dobbiamo parlare dettagliatamente del videogioco che io adoravo. No, cioè, una bella tratto, interessante anche vedere sotto questo, cioè apparente fare, te che lo conosci, un parallelismo fra il film e il videogioco, sembra interessante questa cosa qua che potrebbe fare. Io ho molto la sensazione che sarà un film di Dwayne Johnson, The Rock, perché alla fine lui ha creato questo format dei film di Dwayne Johnson, fra Fast and Furious, Jumanji, questo neocatastrofismo ipermuscolare anche molto divertente, quindi sarà interessante vedere cosa è rimasto del gioco e cosa invece c'è di The Rock. Vediamo, insomma. Tra l'altro è un film che inizialmente, ti confesso, io avevo deciso di non trattare su Fantaclassici, ma c'è stata una richiesta da parte della nostra utenza, e quindi noi siamo comunque ben lieti di dare sempre spazio ai mostri. Ecco, come poi permettimi qui di fare farti a te promozione, mi raccomando ragazzi, seguite, noi regolarmente rilanciamo ogni tanto le notizie, quelle più salienti su Fantascientificast, però mi raccomando, restate in perenne collegamento con Fantaclassici, perché è veramente una delle poche comunità, ma non necessariamente di genere kaiju e barra tokusatsu, perché secondo me è una gran comunità, una delle poche secondo me veramente che sta, come dire, effervescente dell'ambito della fantascienza italiana, è una bellissima realtà, tra l'altro poi gestita da persone di cui, Davide, mi viene anche Andrea, eccetera eccetera, gente che quantomeno è appassionata, ma è appassionata anche con cognizione di causa, non è il classico, come dire, appassionato coi paraocchi, ecco. Grazie, fra poco parte il bonifico. Ah, dai, così, dai. Bene, Davide, guarda, allora, prima di tutto ti ringrazio ancora di aver partecipato a questo mini speciale, è sempre un piacere averti parlare insieme a te nei nostri microfoni, al di là del fatto che poi noi ogni tanto ci sentiamo fuori, però è in trasmissione tutt'altra cosa. A questo punto, ovviamente, ritorno a dire, si è precettato ufficialmente davanti a tutti gli ascoltatori di Fantascientifica per Rampage e per Pacific Rim, facciamo qualche cosina, ma è anche così un mini speciale, tanto da, come dire, per parlarne. Niente, seguite mi raccomando Fantaclassici, e a questo punto grazie ancora di essere stato con noi. Grazie a voi, ciao Omar. Ciao Davide. Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo fondamentale e decisivo del Cylon Prof Massimo De Santo e la partecipazione straordinaria di Elisa Elena Carollo. www.fantascientificast.it. Email: redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Potete seguirci e interagire su Facebook alla pagina Fantascientificast e su Twitter sul profilo @fantascicast.
Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes e sostenerci con Patreon tramite l'apposito bottone sul nostro sito, oppure visitando la nostra pagina Patreon www.patreon.com/fantascientificast. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel. Welcome to Breezeline, where you'll say, ta-ta, T-Mobile, because we've got more reliable home internet that's a whole lot faster. In fact, 10 times faster. No, seriously, because we have real internet backed by our fiber-powered network. And T-Mobile, well, they just have a 5G cellular network. So act now to get superior home internet. Find your perfect speed with prices starting at just $19.99 a month for 24 months. Terms and conditions apply. Go to breezeline.com to learn more. When it comes to work, communication is key, even if you don't have a writing job. Sounding unconfident, indecisive, or passive-aggressive can hold you back professionally and hurt your team's productivity. Grammarly Premium's advanced tone suggestions make sure you're always sending the right message. Sound clear and confident in your writing and automatically replace negative-leaning language with solution-focused alternatives. With Grammarly's help, you can build stronger relationships at work, be constructive in the face of challenges, and help your team get things done. Grammarly works where you do, so your team's projects get done before the deadline. And with features like comprehensive spelling, grammar, and clarity-focused sentence rewrites, Grammarly helps keep your writing efficient and mistake-free. The right tone can move any project forward. Get it just right with Grammarly. Go to grammarly.com/podcast to sign up for free. Then get 20% off when you upgrade to premium. That's 20% off at grammarly.com/podcast.